Bene, quindi oggi parliamo di funghi medicinali a supporto del paziente oncologico. Si parla di una medicina integrativa e complementare, non si parla nel modo più assoluto di una terapia alternativa, come molte persone vogliono presentarla. Quindi parlerò di quella che è un po' quello che si può fare con il paziente oncologico anche durante le terapie convenzionali. Il programma di questa giornata, di questo webinar, della mia parte, è la relazione fra quella che è la tradizione, che i funghi derivano da una tradizione millenaria, una tradizione orientale millenaria, da una medicina osservazionale, e quella che è la nostra evidence-based medicine. Parlerò di quella che è la criticità della ricerca scientifica e perché la medicina convenzionale fa fatica un po' ad accettare questo tipo di intervento. Parleremo poi di quello che fanno i funghi medicinali, quindi di immunosorveglianza, di gestione degli effetti collaterali delle terapie convenzionali e poi interventi a livello un pochino più profondo, quindi anche il microambiente tumorale che sappiamo che diventa un fattore molto, molto importante anche per la funzionalità delle terapie, per la qualità della vita del paziente e per la resistenza a multipli farmaci, la multidrug resistance. Allora, la storia dei funghi medicinali e il loro utilizzo nasce con la medicina cinese sostanzialmente, dal punto di vista proprio dell'approccio alla clinica, approccio alla persona, nasce dalla medicina cinese. Lo Shennong Ben Cao è una materia medica che risale a circa 2000 anni fa, ma che riporta le tradizioni orali di 5000 anni e parla di rimedi che appartengono alla classe superiore che sono in grado di migliorare l'energia vitale, il qi e prolungare la vita senza invecchiare. E tra queste erbe cosiddette dell'imperatore ci sono anche una serie di funghi che sono stati nominati, che sono chiamati tonici e nella nostra medicina adesso vengono studiati un po' come rimedi adattogeni. Tra questi funghi nominati in questa materia medica c'è il Ganoderma lucidum, conosciuto anche come reishi, il Cordyceps sinensis, che è un fungo che cresce in Tibet oltre i 3600 metri, il Polyporus umbellatus e il Poriacoccus. In medicina cinese si parla di terapia Fuzheng, quando noi vogliamo sostenere un organismo affetto da una patologia oncologica, una patologia grave come la patologia oncologica, si utilizzano queste terapie Fuzheng che sostengono l'organismo a più livelli. Nelle terapie Fuzheng è previsto anche l'utilizzo di funghi, come vediamo qui, e sono terapie che rinforzano proprio l'immunità, ma rinforzano non solamente l'immunità, ma in generale tutto ciò che può aiutare l'organismo ad arginare e a rallentare la progressione di malattia. Quindi parte integrante del supporto Fuzheng di questa terapia sono Ganoderma lucidum e Cordyceps sinensis in particolare, ma poi si parla di terapie Fuzheng per proteggere l'organismo, aumentare la sopravvivenza, aumentare la qualità della vita e migliorare l'efficacia della chemio e della radioterapia. In pratica, tra gli studi che sono stati condotti in parallelo con la chemioterapia e con la radioterapia, le terapie Fuzheng hanno dimostrato un miglioramento della risposta alla terapia e della qualità della vita. E in generale questo tipo di terapie tendono a potenziare gli effetti delle terapie convenzionali senza effetti collaterali e la sinergia delle due terapie funziona meglio che non la terapia singola. E questo vale da tutte e due le parti. Ma come facciamo a coniugare quella che è la medicina osservazionale, che è la medicina tradizionale orientale, con la medicina occidentale moderna che è basata sull'evidenza? Ci sono tantissimi lavori scientifici sull'utilizzo dei funghi, quindi questo spiega un po' l'interesse della nostra medicina sull'utilizzo di queste sostanze come sostanze di supporto complementare. Ricercando proprio anche su Scholar, fino al 2019 c'erano oltre 53.000 citazioni solo per il Ganoderma lucidum e oltre 54.000 per il Cordyceps. E per quanto riguarda le molecole contenute in questi funghi, si trovano oltre 40.000 citazioni per quello che sono l'utilizzo di beta-glucani e oltre 17.000 citazioni per l'utilizzo della cordicepina. E la cordicepina è una molecola emergente contenuta nel Cordyceps sinensis e militaris con degli effetti estremamente potenti come modulatore epigenetico post-trascrizionale.
viene utilizzato adesso a Nottingham e hanno brevettato questa molecola e la stanno utilizzando in studi preclinici sia nelle terapie antiartritiche sia anche nelle patologie oncologiche. Quindi l'interesse della medicina occidentale sicuramente è in aumento per questi funghi. Quello che però è il problema è che la maggior parte degli studi scientifici sono studi in vitro e sono studi che tendono a isolare una particolare molecola bioattiva o un gruppo di molecole che hanno la stessa caratteristica. I limiti è che questi studi in vitro perdono quello che è il contesto integrato dell'organismo e non considerano la parte integrata, non considerano che l'organismo è un biota cibernetico e che c'è un microbiota che filtra un po' tutto quello che noi assumiamo per bocca. Inoltre, analizzando delle frazioni molecolari, c'è la perdita della sinergia che è molto efficace all'interno di questi rimedi, che sono rimedi adattogeni, quindi tutte le molecole insieme lavorano in modo sinergico. E molto spesso si utilizzano dei dosaggi così elevati che è impossibile trasferirli poi sull'uomo, quindi non sono studi traslazionali. Il vantaggio di questo tipo di studi è che permette di definire i meccanismi di azione ed eventuali, e le eventuali interferenze negative con i farmaci convenzionalmente usati. Ci sono poi studi su modelli animali, anche qui si perde un po' quella che è la fisiologia dell'uomo, ma in realtà ci si avvicinano un pochino di più a quello che noi vogliamo vedere e che possono essere degli studi di apertura poi dopo all'utilizzo nell'uomo, ma anche qui molto spesso i dosaggi sono troppo elevati perché questi rimedi possono essere utilizzati routinariamente. Quindi se vengono dati dei dosaggi che poi nell'uomo corrispondono a 500 grammi al giorno, ovviamente questa cosa non è applicabile. E spesso le tempistiche sono inadeguate perché gli studi vengono stressati per avere un risultato velocemente. Quindi anche qui ci sono dei vantaggi che permettono di definire i meccanismi di azione e le interferenze negative e poi tengono conto un po' della fisiologia, ma gli svantaggi appunto sono quelli che abbiamo visto, soprattutto i dosaggi e le tempistiche. Quindi ci sono pochissimi studi clinici randomizzati sull'uomo, anche perché i comitati etici difficilmente danno la possibilità di effettuarli, e ci sono tantissimi case reports, che va anche bene per il fatto che noi stiamo lavorando all'interno di una single base medicine, ma che non permettono di parlare con la evidence based medicine. Quindi che cosa serve? Serve effettuare degli studi efficaci, che siano anche traslabili sull'uomo, che tengano conto del modello fisiologico, che tengono conto dell'utilizzo di dosi corrette, che siano poi applicabili praticamente, e di conoscere esattamente che cosa c'è dentro i rimedi. Questo è un grosso problema perché in internet si trova veramente qualsiasi cosa. I tempi di somministrazione anche devono essere corretti e devono essere valutate eventuali interazioni farmacologiche. Quindi questi sono dati che devono essere assolutamente conosciuti. In realtà quello che noi invece abbiamo appunto è la single base medicine, che non è applicabile ai grandi numeri e non permette di comunicare con la medicina convenzionale, creando una medicina integrativa, una medicina complementare e integrativa. Questa assenza di comunicazione crea non pochi problemi. Inoltre c'è un grosso problema, che è una eccessiva informazione superficiale, grazie proprio a dottor Google, grazie a questi social network, che trasferiscono informazioni molto spesso inadeguate, che illudono un po' le persone. Quando una persona ha una malattia di questo livello è emotivamente fragile, e se qualcuno gli dice che i funghi guariscono la sua malattia, che non deve fare la chemioterapia, chiaramente si aggrappano anche a questa speranza. Quindi questi sono i problemi più grandi che incontriamo nell'applicazione di questo approccio integrativo alla malattia. Vediamo adesso che cosa fanno dal punto di vista pratico i funghi e sulla base di quello che è il background scientifico. La prima azione dei funghi è sicuramente il potenziamento del sistema immunitario e, in un'ottica oncologica, l'aumento dell'immunosorveglianza. Immunosorveglianza significa che l'organismo ha un sistema immunitario in grado di, in qualche modo, arginare la malattia e di rinforzare l'organismo, contrastando lo stato infiammatorio, contrastando quelli che sono anche gli effetti collaterali delle terapie. Favorire poi il riconoscimento delle cellule staminali circolanti, perché la malattia oncologica non è una malattia che ha cellule tutte uguali, ma ci sono alcune cellule
che sono proprio serbatoio di malattia. Le cellule staminali sono le vere cellule staminali tumorali, sono le vere cellule che hanno un effetto, che possono far progredire la malattia. E inoltre potenziare il sistema immunitario può essere utile anche per ridurre il rischio di recidiva una volta che la persona è entrata in remissione. I funghi lo fanno in due modi. Il primo modo è un'azione sistemica che avviene attraverso l'assorbimento dei beta-glucani solubili a livello dell'ileo ad opera delle cellule M dell'intestino tenue. Ma l'altro effetto che è emergente, su cui si stanno facendo veramente tantissimi studi, è l'azione sul microbiota che hanno i beta-glucani, soprattutto quelli insolubili. Quindi ci sono due aree di lavoro sul sistema immunitario. La prima è proprio l'azione sistemica. La seconda è l'azione sul MALT, sul sistema linfoide associato alle mucose, che è buona parte, la prima linea che noi abbiamo di difesa. I beta-glucani sono le molecole che più lavorano in quest'area e hanno delle caratteristiche strutturali che li rendono particolarmente potenti. Hanno una struttura, uno scheletro di base che ha legami beta-glucosidici, beta-1-3 e beta-1-6, che permettono la formazione di una struttura tripla elica. Questa struttura tripla elica li rende particolarmente potenti a livello del sistema immunitario. I beta-glucani legano specifici recettori e questo legame recettoriale è reso molto più potente e molto più efficace proprio dalla struttura che li caratterizza. Allora, quando noi parliamo di beta-glucani, sappiamo che i beta-glucani ci sono anche nell'orzo e nell'avena e ci sono poi nei funghi e nei lieviti. I funghi e i lieviti hanno strutture abbastanza simili, anche se non completamente simili, perché i beta-glucani dei funghi hanno delle caratteristiche che li rendono superiori ulteriormente alla struttura dei beta-glucani dei lieviti, ma ci sono anche i beta-glucani di orzo e avena che hanno questa struttura diversa. Mentre il fungo ha una struttura beta-1-3 e beta-1-6 come legami glicosidici che appunto permette la creazione di una struttura a tripla elica, l'orzo e l'avena hanno legami beta-1-3 e beta-1-4 che permettono solo una struttura lineare. Questo fa sì che la loro azione sia meno potente, serve molto più orzo, molta più quantità di un beta-glucano lineare rispetto a un beta-glucano ramificato per ottenere lo stesso effetto. I beta-glucani dei funghi lavorano a livello sistemico in questo modo. Vengono assorbiti nell'intestino tenue a livello dell'ileo ad opera delle cellule M dell'intestino, vengono pinocitati e questo effetto di pinocitosi viene favorito dalla vitamina C, che però deve essere fornita contestualmente in questo caso, e vengono passati poi alle cellule del sistema immunitario, alle cellule di presentazione dell'antigene che stanno nel sistema immunitario intestinale. Legano quindi le cellule del sistema immunitario intestinale, in particolare le cellule di presentazione dell'antigene, qui non è stato messo per non creare confusione, ma anche i natural killer, quindi legano queste cellule a livello recettoriale, quindi ci sono dei recettori che conoscono i beta-glucani e questi ligando al recettore permette l'attivazione della risposta immunitaria. Quindi il sistema che viene attivato e che viene potenziato è il sistema immunitario aspecifico. Sono stati fatti poi degli studi di marcatura dei beta-glucani con carbonio 14 e si è visto che in 21 giorni i beta-glucani raggiungono le cellule di presentazione dell'antigene e i macrofagi tissutali di tutto il corpo, encefalo compreso. Quindi vengono assorbite nell'ileo ad opera delle cellule M dell'intestino, vanno a legare recettori sui macrofagi, sulle cellule di presentazione dell'antigene e viene attivata da una parte la fagocitosi, da una parte all'altra parte viene attivata tutta una serie di cellule che sono le cellule del sistema immunitario specifico, quindi i linfociti. I natural killer anche vengono legati dai beta-glucani e hanno la loro attivazione parallela, ma abbiamo un'attivazione dei natural killer anche da parte dei macrofagi che producono interleuchina 2 e interleuchina 12 e sono in grado di attivare la risposta citotossica dei natural killer. Questo va quindi contro la cellula tumorale. Dall'altra parte abbiamo sempre una produzione citochimica indotta proprio dal legame ligando al recettore che attiva la risposta immunitaria cellulomediata e quindi anche la risposta citotossica cellulare che va contro la cellula tumorale. Questa chiaramente è una semplificazione, è veramente una semplificazione perché ci sono meccanismi anche molto più complessi che sono attivati in questo senso. Numerosi studi dimostrano come i beta-glucani riconoscono e attivano il sistema immunitario aspecifico, quindi quello innato, attraverso quel legame con
dei recettori specifici. Il CR3 del complemento è stato il primo identificato, ma ce ne sono molti altri, tra i Toll-like receptor, i classe A scheme receptor, il Dectin-1, ci sono vari recettori che vengono attivati dai beta-glucani. E quindi questo innesca proprio una modulazione, e una delle cose interessanti dei funghi è che non fanno stimolo, ma fanno regolazione, fanno modulazione della risposta immunitaria. E questo è grazie alla loro azione proprio sul sistema immunitario aspecifico. Ci sono poi tutta una serie di studi che sono partiti proprio allo Sloan Kettering Cancer Center di come i beta-glucani siano in grado anche di sinergizzare con la terapia con anticorpi monoclonali, potenziando non solo il riconoscimento della cellula tumorale, ma anche la citotossicità associata. Per un discorso di tempo non andrò nei dettagli di questo, però ci sono la prima sinergia dimostrata proprio tra i beta-glucani e le terapie convenzionali è la sinergia con gli anticorpi monoclonali, cioè a target cellulare. L'altra area di intervento dei funghi di potenziamento immunitario è il microbiota, come abbiamo accennato. Ora, che noi sappiamo che alterazioni del microbiota sono state associate a patologie croniche e anche a patologie oncologiche. L'associazione, association, si dice is not causation, per cui noi non sappiamo se effettivamente il microbiota è associato perché sta cercando di gestire una situazione o se è il risultato della malattia stessa. Però noi sappiamo che le alterazioni del microbiota possono incidere sul funzionamento dei farmaci, in particolare farmaci antioncologici nel caso specifico, possono interferire con la farmacocinetica, con la farmacodinamica, possono ridurre, se il microbiota è alterato, può ridurre l'efficacia della chemioterapia, della radioterapia e può aumentare la tossicità. Molti effetti collaterali sono collegati proprio a un'alterazione del microbiota. E incide anche sull'efficacia e sulla tossicità della radioterapia. Un microbiota robusto, una buona biodiversità del microbiota protegge dagli effetti collaterali, quindi di chemioradioterapia, e ne può potenziare l'efficacia. Quindi diventa molto importante, moltissimi oncologi stanno proprio analizzando quello che succede al microbiota e potenziando il microbiota in un contesto di chemioradioterapia. Che cosa fanno i funghi e il microbiota? Ora, i funghi sono considerati dei novel prebiotics, quindi dei prebiotici, i nuovi prebiotici ad alta efficacia, tra l'altro. Le molecole che sono state identificate all'interno dei funghi ad azione prebiotica sono i beta-glucani, particolarmente quelli insolubili, perché quelli solubili normalmente vengono assorbiti nell'ileo. C'è la possibilità che i beta-glucani solubili lavorino molto bene sull'intestino tenue, ma anche quelli insolubili chiaramente, ma i solubili tendenzialmente vengono proprio assorbiti e vanno a fare un lavoro più sistemico. La glucosamina, i polimeri N-acetilglucosamina, quindi la chitina dei funghi, ha un effetto prebiotico. Il trealosio, che è un disaccaride con effetto prebiotico, ha un bellissimo effetto anche sull'asse intestino-cervello. E i polifenoli, che sappiamo che hanno una bassa biodisponibilità, però che sono processati dal microbiota e quindi di fatto diventano un vero e proprio cibo per tutta una serie di microrganismi. Non ci sono solamente i polifenoli, ci sono altre molecole, pensiamo a una berberina che potenzia la crescita della cromansia, per esempio, ma i polifenoli è descritto proprio che sono in grado di aumentare la biodiversità a livello di... Buona parte degli funghi sono stati correlati proprio all'azione che i funghi hanno sul microbiota, quindi sembra che la prima linea dove agiscono i funghi sia proprio il microbiota. E i loro effetti sono stati descritti sia da Cheung, che ha parlato proprio dell'azione prebiotica dei beta-glucani ad alto peso molecolare, a questa struttura terziaria molto complicata, non solubili, non digeribili, nel 2013. E ha parlato anche dell'attività bifidogenica dei beta-glucani, Cheung. Nel 2015 John Rahn, un ricercatore norvegese, definisce la differenza dal punto di vista dell'azione invece dei beta-glucani dei funghi rispetto ai beta-glucani dei cereali, e lui dice: un grammo e mezzo di beta-glucani 1,3-1,6 ha l'effetto di un piatto di avena, quindi di beta-glucani 1,3-1,4, dal punto di vista della potenza, proprio per la struttura, la differenza di struttura che abbiamo visto prima. Quindi i beta-glucani solubili vengono assorbiti dalle cellule M dell'intestino e trasferiti poi nel sistema immunitario di mucosa e vanno a potenziare la fagocitosi da una parte e l'attivazione del sistema immunitario specifico dall'altra, mentre i beta-glucani insolubili andando a potenziare
il microbiota, ad aumentare la biodiversità del microbiota, migliorando anche l'assetto, quindi l'equilibrio del microbiota e quindi di conseguenza lo stato della mucosa intestinale e la risposta immunologica dell'intestino. I polisaccaridi prebiotici dei funghi hanno tutta una serie di attività. La prima descritta è stata un'attività bifidogenica, poi aumentano la biodiversità, la capacità di questi microrganismi di produrre questi short chain fatty acids, in particolare propionato e butirrato, che sono in grado di nutrire gli enterociti e di migliorare lo stato di salute degli enterociti. L'attività bifidogenica è estremamente interessante perché i bifidi hanno una docking station che è in grado proprio di identificare i beta-glucani, beta-1-3, beta-1-6, sono in grado proprio di bloccarli e di internalizzarli all'interno della cellula, quindi farli diventare un vero e proprio cibo per il microrganismo e utilizzarlo quindi per aumentare di numero. L'attività bifidogenica è caratteristica proprio dei beta-glucani e permette di aumentare la quantità di bifidi. Ora, i bifidi nell'aging sono stati associati a longevità. I bifidi hanno una capacità detossificante quando sono in un buon equilibrio, in una buona quantità, hanno una capacità detossificante a livello intestinale che è paragonabile a quella del fegato. Quindi possiamo immaginare quanto l'attività bifidogenica possa incidere sullo stato dell'intestino e sulla risposta immunologica dell'intestino. Poi ci sono altri studi che parlano proprio di che cosa fanno i beta-glucani sul potenziamento immunitario a livello intestinale, ma anche sulla prevenzione delle patologie oncologiche, in particolare a livello intestinale, attraverso appunto il potenziamento del microbiota. Questo studio parla del Ganoderma lucidum e dei polisaccaridi, quindi del Ganoderma lucidum, polisaccaridi sono i beta-glucani, che riesce a proteggere la mucosa dai danni indotti da metotrexato. Qui vediamo una mucosa sana, una mucosa trattata con metotrexato che perde proprio i villi, perde la struttura, perde l'architettura tessutale, che viene recuperata non tanto quanto quello normale, ma viene molto recuperata quando c'è il trattamento con Ganoderma lucidum. L'altra cosa interessante è la protezione delle cripte di Lieberkuhn, dove risiedono le cellule staminali, e proteggere le cripte di Lieberkuhn vuol dire che dopo anche una terapia il recupero dell'intestino è molto più veloce, perché le cellule staminali sono in grado di rigenerare più velocemente la mucosa. Questo studio parla di un'associazione fra Ganoderma lucidum e Agaricus blazei-Murrill, e di estratti polisaccaridici di questi due funghi, che aumentano la sopravvivenza dei topi ma aumentano anche la sopravvivenza delle cripte e la capacità di recuperare la struttura intestinale dopo radiotrattamento, quindi dopo trattamento radioterapico. Questo è un altro studio interessante, ve l'ho messo perché è un fungo che è molto poco conosciuto ma dal punto di vista della radioterapia è efficacissimo, che è l'Auricularia auriculajude, che ha elevatissimi livelli di melanina, addirittura arriva a 30% in melanina sia nel micelio che nel corpo fruttifero, ed è stata valutato il suo effetto, quindi black mushroom è proprio l'auricolare auriculajude, in topi radiotrattati. Sono stati trattati con 9 grays, che è una dose mortale, come vediamo nei topi trattati con fisiologica, muoiono tutti dopo circa 12-13 giorni. Se trattiamo con i funghi, quindi con i funghi senza melanina, funghi bianchi, i topi vivono un po' di più, ma vivono fino a 25 giorni, ma i funghi con melanina e i funghi bianchi, a cui è stata aggiunta poi dopo melanina, quindi l'integrazione doppia fra funghi senza melanina e melanina dall'esterno, ha permesso la sopravvivenza dei funghi da un 78 a un 82%. Quindi è morto solamente il 20-22% dei topi. E questo indica un grosso miglioramento del tratto gastrointestinale. Come vediamo dal lavoro, si parla proprio della protezione del tratto gastrointestinale dallo scattering indotto dai radicali liberi, dallo scattering dei radicali liberi indotto dalla radioterapia. Quindi una grossa protezione gastrointestinale. L'auricularia è un potentissimo prebiotico. L'altra area di applicazione è la resistenza a multipli ai farmaci, e qui sappiamo che la resistenza a multipli ai farmaci è indotta dall'attivazione dell'espressione genica sulla superficie di particolari proteine, di particolari pompe che sono in grado proprio di espellere i farmaci dalla cellula. Questo si conosce già dal 92, quando si parlava di fattore prognostico indipendente di questo tipo di questo parametro, di queste pompe, si parlava di glicoproteina P. E ci sono vari studi che dimostrano che anche parti dei funghi, i triterpeni,
come anche la corticepina e i beta-glucani, sono in grado di ridurre la multidrug resistance, questa resistenza a multipli farmaci. Però quello che è importante è che sappiamo che c'è una grossa relazione tra il microbiota e il microambiente tumorale, anche nella, non solo nella risposta alla terapia, ma anche nella progressione di malattia, nella resistenza a multipli farmaci e negli effetti collaterali. E qui i funghi fanno un'azione molto interessante proprio perché lavorano sul microbiota, un buon microbiota rallenta la formazione del microambiente tumorale. C'è un'interazione molto interessante e per questo voglio mostrarvi uno studio che è uscito adesso a maggio del 2020 con una miscela di funghi medicinali che non contiene solo beta-glucani ma anche quadricepina e triterpeni e ergotioneina. In questo studio hanno dimostrato che i topini trattati con questa miscela hanno avuto un significativo miglioramento di tutta una serie di parametri che sono collegati, come vedete, a qualità della vita, ma anche controllo dell'infiammazione tissutale, tendenza metastatica, apoptosi delle cellule tumorali e microambiente tumorale. Il dottor Massimiliano Berretta e Paola Rossi, la professoressa Paola Rossi dell'Università di Pavia, hanno gestito questo studio. E il vantaggio di questo studio è che hanno utilizzato delle dosi e dei tempi che sono traslabili sull'uomo. Questo è proprio quello che hanno utilizzato, 4 mg di questo supplemento diluito in acqua e questa dose mima il dosaggio di 1,5 grammi al giorno. Teniamo conto che in una patologia attiva si arriva a dare a 6-8 grammi al giorno, quindi è veramente un dosaggio molto basso, ma è traslabile sull'uomo. Quindi hanno dato ai topini per 2 mesi questa miscela e poi dopo hanno iniettato particolari cellule, una linea immortalizzata 4T1 di cellule tumorali di tumore mammario triple negative. Hanno aspettato 20 giorni e poi hanno cominciato a monitorare quello che succedeva. Qua già vediamo un inizio di quelli che sono i dati pubblicati e a T4, quindi dopo ulteriori 15 giorni, hanno sacrificato i topini e sono andati a vedere cosa succedeva nei tessuti. La prima cosa che hanno visto è che i topini non cambiavano assolutamente a livello di peso, si muovevano molto di più, erano molto più attivi, molto meno depressi, quindi già il movimento dà una ridotta depressione rispetto ai topini non trattati. E un dato interessantissimo è che hanno aumentato tantissimo il consumo dell'acqua. Questo è un dato molto interessante perché è collegato all'attivazione di un gene, che adesso non vi parlerò perché stiamo veramente approfondendo questa cosa, l'attivazione di un gene collegato sia all'autofagia che alla longevità. Per cui questa è una cosa assolutamente da approfondire, è un dato diverso rispetto ai topini di controllo, ai topini trattati con le cellule tumorali. Quello che hanno anche visto è che il tumore primario era molto più piccolo nei topini trattati rispetto ai topini invece non trattati con l'integratore. L'altra cosa che hanno visto, e qua si parla di microambiente tumorale, i topini hanno dato metastasi a livello polmonare. Queste metastasi polmonari sono state accompagnate anche da uno stato infiammatorio molto importante e da un aumento delle fibre di collagene che indicano fibrosi a livello polmonare. Quindi quello che hanno visto è che da una parte c'è stata una protezione proprio del tessuto sano, dall'altra una ridotta proprio fibrosi, sia nel tessuto tumorale sia anche nel tessuto sano. E questo si vede con una grande riduzione, l'hanno visto proprio con questa colorazione, che è una colorazione che evidenzia proprio le fibre di collagene. E la cosa interessante è che i topini trattati con la sinergia erano paragonabili ai controlli sani non trattati, a cui non erano state iniettate le cellule tumorali. L'altra cosa che hanno visto è che si è ridotta sia la densità che anche le dimensioni, quindi sia il numero che anche le dimensioni delle metastasi si sono ridotte. Qui non è stata usata terapia, quindi si è visto solo che cosa faceva la miscela per sostenere il topino. L'altra cosa che hanno visto è che l'infiammazione si è anche molto ridotta, sono andati a vedere l'interleuchina 6, si riduce tantissimo e questo è stato visto nel tessuto, quindi andando a vedere nel tessuto vuol dire microambiente tumorale e sia come densità sia anche come densità ottica si è visto una ridotta concentrazione di interleuchina 6. Sono andate ad analizzare poi il TGF, il tumore growth factor beta 1, e quello che hanno visto invece è che il TGF beta 1 aumentava. Ora, il TGF beta 1 è un parametro di attivazione del sistema immunitario che ha un'azione pleiotropica e noi sappiamo che
quando siamo all'inizio della malattia, quando il corpo cerca di arginare la malattia, TGF beta aumenta, mentre quando la malattia è invasiva ed è metastatica, TGF beta si riduce. Quindi è come un tentativo dell'organismo di arginare la malattia. Sono andati poi a studiare NOS2 e COX2, perché sono entrambi correlati al microambiente tumorale, al peggioramento del microambiente tumorale che diventa molto più infiammatorio. E NOS2 è un biomarker proprio della progressione del tumore al seno e anche riduce l'aspettativa di vita, e NOS2 si riduce in modo importante, lo vediamo anche qui nella colorazione immunistochimica, come anche COX2 è insieme a NOS2 indica da una prognosi negativa e contribuisce alla progressione più veloce, una prognosi infausta, e anche COX2 si riduce drasticamente nei topini trattati con la sinergia. Quindi la riduzione di questi due parametri parla proprio di come il microambiente tumorale viene controllato e viene rallentato. Le cellule tumorali formano un microambiente per favorire la progressione e il controllo dello stato infiammatorio permette di rallentare il microambiente tumorale. Quindi la miscela somministrata permette sia di ridurre la densità, le dimensioni delle metastasi, l'infiammazione a livello parenchimale, e questo parla di microambiente tumorale, riduce lo stress ossidativo sia nelle metastasi che nel parenchima e migliora la qualità della vita nei topini. Questo indica che potrebbe essere utile per migliorare la qualità della vita del topino e per procrastinare l'exitus, quindi per rallentare proprio la progressione tumorale attraverso il controllo del microambiente tumorale. Che i beta-glucani lavorassero sul microambiente tumorale già si sa, perché si parla di beta-glucani anche nell'ottimizzare l'immunoterapia, ma c'è anche la cordicepina che ha un effetto importante sul microambiente tumorale, e questo è una cosa che dovrà essere valutata in modo più approfondito. Quindi questo studio apre un po' la strada agli studi in umana, e c'è già l'intento di fare uno studio in umana, e sarà seguito sempre dal dottor Berretta, e gli effetti della sinergia saranno valutati non solamente chiaramente nell'uomo ci sono le terapie, verranno valutati in parallelo anche con terapie oncologiche, per capire se ci sono eventuali interazioni, che normalmente tutti gli studi parlano di interazioni positive e sinergiche, però chiaramente è una cosa che è importante sapere. Qual è il take home message di questa relazione? Che i funghi medicinali possono costituire un intervento complementare integrativo a quella che è la terapia convenzionale, possono migliorare la qualità della vita del paziente oncologico e magari anche allungare l'aspettativa di vita. Possono sostenere il sistema immunitario e rallentare la progressione di malattia e ridurre il rischio di recidive, possono aiutare a ridurre gli effetti collaterali delle terapie convenzionali, questo si osserva regolarmente nelle persone, hanno una qualità della vita molto migliore, le afte è una cosa che non si vede quasi mai nelle persone che utilizzano i funghi a supporto della chemioterapia, e possibilmente procrastinare la multidrug resistance, questa resistenza multipla ai farmaci. Inoltre, abbiamo visto, possono sostenere il microbiota e quindi contrastare non solamente gli effetti collaterali a livello intestinale e migliorare l'immunosorveglianza, ma anche possono contrastare la formazione e il peggioramento del microambiente tumorale che correla con la progressione. E possono migliorare e sostenere la terapia convenzionale. Qui ci sono tantissimi studi con gli inibitori delle tirosine chinasi, con i beta-glucani e con tutta una serie di farmaci convenzionalmente usati che per motivi di tempo non ho potuto chiaramente mostrarvi. Quindi quali sono gli obiettivi futuri di questa ricerca? Perché il nostro obiettivo è anche proprio andare a ricercare, capire quanto possiamo usarli, fino a che punto possono essere utili. Sicuramente comprendere i meccanismi d'azione e identificare se ci sono delle molecole che possono essere potenziate per migliorare l'effetto di questi funghi. Una di queste su cui stiamo lavorando è proprio la cordicepina con l'Università di Nottingham e l'ergotioneina con l'Università di Pavia. Effettuare se possibile degli studi clinici a lungo termine, a doppio cieco, con controllo, su un numero che sia sufficiente di pazienti per poter parlare poi con la evidence-based medicine, sia per confermare quelli che sono gli effetti, ma anche la sicurezza e l'efficacia di utilizzo dei funghi in un contesto terapeutico.
E poi l'obiettivo è di condividere queste informazioni con la medicina convenzionale in modo da creare un dialogo che permetta di creare una vera e propria medicina integrativa. L'altra cosa che stiamo cercando di fare è di educare proprio la popolazione e i consumatori all'uso dei funghi medicinali, ma dando le informazioni corrette e non tanto le informazioni superficiali che si trovano regolarmente in internet. E penso che sia assolutamente un vantaggio per noi se riusciamo a colmare questo divario tra la medicina occidentale e la medicina orientale, perché potrebbe essere utile proprio per migliorare la qualità della vita delle persone affette da questo tipo di patologie. Con questo vi ringrazio dell'attenzione e credo di essere rimasta nei tempi, spero.